Bene, tocca fare gli onori di casa in quanto... Tu sei leggero. Ah, ok. Qualità di capogruppo dell'Ingegneria di Pescara, faccio gli onori di casa, presente di caso con tutti gli intervenuti qui oggi a questo incontro e soprattutto do il benvenuto agli ospiti che interverranno appena con me. Faccio ringrazio in particolare la segreteria nazionale del Partito Liberale Italiano che è rappresentato qui dal dottor Edoardo De Blasio, nonché ringrazio soprattutto il dottor Mauro Milante della segreteria nazionale, nonché responsabile al welfare nazionale del Partito Liberale e responsabile regionale qui in Abruzzo del Partito Liberale. Ringrazio l'onorevole Toto, ringrazio il dottor Pannoni che è qui presente, penso stia dichiarando qualcosa alla stampa, dove è stato per arrivare. Faccio gli onori di casa qui a Pescara, che è la città più importante di Abruzzo, non me ne vogliono le altre, siamo ospiti di questa location importante e bella come è l'Aulum. Ringrazio i nostri rappresentanti del comune di Chieti, il presidente Alessandro Carbone. Saluto anche Silvio Tavoletta che non può essere presente per motivi familiari, così come Benini dall'Aquila, e ringrazio tutti gli ospiti che vengono, i nostri rappresentanti dell'Aquila, di Terra. Saluto il consigliere regionale e il consigliere regionale Rabuffo qui presente. Bene, lascio fra un po' la parola agli interventi delle persone appunto appena nominate che sapranno dare il giusto contributo politico all'incontro di oggi, un incontro che di fatto sancisce la nascita di una forza di aggregazione liberale, una forza che già qui a Pescara si è ben manifestata, si è costituita. Circa una settimana fa è stato costituito il gruppo consigliare al Comune di Pescara, del Partito Liberale, Liberali per Pescara, da me rappresentato, i componenti anche il consigliere Bruno, che anche lui per motivi familiari purtroppo non può essere presente oggi. E soprattutto si è manifestata in questi ultimi giorni presentando una propria candidatura alle primarie di coalizione di centro-sinistra, candidatura presentata dal sottoscritto, raccogliendo in pochi giorni le firme necessarie, più di 300, per concorrere appunto a quella che è la competizione per individuare il sindaco, il candidato sindaco al centro-sinistra. Candidatura che però abbiamo deciso in accordo con il partito di ritirarla, perché ci sembra giusto che la questione delle primarie riguardi soprattutto le idee e i programmi e soprattutto si possa lavorare insieme al fine di poter raggiungere un obiettivo unitario, che è quello appunto di ridare a Pescara una giusta amministrazione, un giusto governo capace di soddisfare le esigenze della città, della gente che negli ultimi 5 anni sono stati e si sentono abbandonati. Io per cui ho salutato, lascio immediatamente la parola al dottor Chilante, che insieme agli altri adesso potranno darci il contenuto politico e il contributo politico di questo incontro. Vi ringrazio a tutti e ci rivedremo sicuramente a breve per i prossimi appuntamenti che riguarderanno la Regione Abruzzo, riguarderanno il comune di Pescara, Teramo e i comuni dove siamo chiamati al voto. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. Quando nel 93, oramai 20 anni or sono, decisi di lasciare la politica attiva da segretario regionale del Partito Liberale e assessore all'Aquila, membro della direzione centrale, non avrei mai immaginato che questi 20 anni sarebbero stati caratterizzati da tanto squallore, non soltanto a livello nazionale ma soprattutto a livello regionale. Non c'è stata una sola amministrazione che
si sia salvata dalle attenzioni della magistratura. Non c'è stata una sola amministrazione che abbia saputo, almeno provato, a guidare attraverso la politica le sorti di questa regione. Qui abbiamo totalmente abdicato. Vi sono in Italia, e ce ne siamo accorti, soltanto ora, il 16% delle nostre famiglie che è in situazione di povertà. Vi sono in Italia, e in percentuale in Abruzzo, 2.800.000 persone portatrici di handicap, la stragrande maggioranza delle quali abbandonate a se stesse. Vi sono in Italia oltre 1,5 milioni di malati di malattie rare che non riescono ad ottenere cure da parte del sistema sanitario nazionale. In Abruzzo vi sono 38.000 persone assistite dal banco alimentare. La Caritas di Teramo assiste 340 famiglie che due volte a settimana vanno a fare la spesa gratis nell'emporio, per una rappresentanza individuale di oltre 9.000 individui in una città e un comprensorio che ne contiene scarsi 60.000. Questa è la condizione nella quale la politica nazionale e regionale ha ridotto gli italiani. Dovete scusare l'incipit, tutto rivolto verso i diritti civili e sociali, ma oramai è arrivato il momento, beh, io lo faccio chiaramente da responsabile nazionale del welfare, ma è arrivato il momento di ricominciare a parlare di diritti. Non è più accettabile che in documenti ufficiali condivisi dal governo ministri come Sacconi arrivino a definire che sono sostenibili solo i diritti sostenibili. Una nuova categoria di diritti, il diritto sostenibile, in documenti ufficiali, e non ho visto levarsi alzate di scudo da parte dell'opposizione. Siamo, signori, in un momento della politica estremamente cruciale. Non a caso le idee liberali, e non più per fortuna liberiste, si stanno di nuovo facendo strada. Lo vediamo dalla voglia che abbiamo di riprovare a stare insieme in Europa. L'ALDE, il gruppo liberale del Parlamento europeo, promuoverà la campagna per le europee mettendo insieme il tentativo che si sta operando tutte le forze liberali italiane, compresa Scelta Civica, ALI, Fare, si sta tentando di fare questo. La stessa cosa, lo stesso tentativo stiamo provando ad operare qui in Abruzzo. Domani avremo un incontro che ritengo sia decisivo in questo senso, e ringrazio Daniele Toto per aver raccolto questa indicazione politica, averla fatta propria ed essersi unito a noi del PLI in questa battaglia. Quello che vogliamo fare è far sì che la voce dei liberali arrivi in regione chiara, netta, e che si riesca ad essere incisivi in una situazione nella quale peraltro vediamo avanzare il qualunquismo più totale rappresentato dai grillini. Noi viviamo una stagione che è pericolosa perché l'affermazione del tanto meglio tanto peggio, anzi tanto peggio tanto meglio, vi chiedo scusa, portata avanti dai rappresentanti di Grillo, è oggettivamente assurda. Noi dobbiamo fare in modo che le nostre idee riescano a far breccia, e lo possiamo fare solamente attraverso persone come Daniele Toto o raccogliendo battaglie
come quelle che in altri campi, quelle dei diritti civili, si stanno sostenendo. Saluto Vanoni, che è qui venuto a trovarci, che si sta impegnando da anni in questa battaglia. Non ci interessa a noi liberali se il metodo che lui utilizza è un metodo più o meno scientifico, più o meno valido. Quello che è importante è che questo tipo di battaglia ha portato oltre 180 tribunali a costringere lo Stato italiano a riconoscere alle persone il diritto di cura. Sono i tribunali che si occupano di questo. In Italia, in Abruzzo, una recentissima sentenza ha costretto la direzione scolastica regionale a riconoscere il diritto di avere un insegnante di sostegno ad un portatore di handicap, diritto che gli era stato negato per mancanza di fondi, non solo, ma ha costretto la direzione didattica a concederlo per tutte 36 le ore, invece delle 16 che una circolare ministeriale avrebbe consentito. Con le circolari stiamo cambiando le leggi. Siamo in una situazione nella quale questo Stato rischia di non essere più uno Stato di diritto. Poco ci manca. E allora queste sono le battaglie ideali che noi liberali abbiamo l'intenzione di comporre e di fare con l'aiuto di Daniele, con l'aiuto di tutti voi, con l'aiuto di Vannoni. Non solo in Italia, non solo a livello europeo, non solo in Italia, ma soprattutto qui in terra d'Abruzzo, perché questo è, io ritengo, il vero laboratorio che noi possiamo porre in essere e che ci può servire anche per le battaglie di livello diverso. Quelli che vedete qui, questi simboli che vedete qui, sono una proposta, non sono una imposizione rivolta agli altri amici delle varie componenti liberali. Sono una proposta che noi avanziamo e che noi speriamo di poter, magari modificandoli, concludere già domani a Spoltore, quando ci incontreremo. Io non devo dirvi altro se non augurare a noi stessi di avere quella capacità di riuscire a recuperare ciò che in questi 20 anni è stato perduto: correttezza, onestà, battaglie ideali in difesa dei diritti dei cittadini e non dei diritti degli eletti o di quelli che sono stati trombati in forza di questa situazione per la quale sono stati creati decine di enti di sottogoverno inutili che vanno, a mio avviso, rivisti tutti ed eliminati. Signori, 20 anni fa, e qui chiudo, in Consiglio Comunale, essendo io capogruppo del PLI, partecipavo a tutte le commissioni consiliari. C'erano giorni nei quali facevamo 4-5 riunioni delle varie commissioni. Beh, io prendevo 29.000 lire lorde per la prima riunione, poi non avevo nessun altro riconoscimento. In Consiglio regionale, i consiglieri regionali non avevano una lira per quanto riguardava i gruppi. Avevano personale, sì, ma personale interno alla regione, già dipendente, non c'erano porta a borsa. Signori, noi queste cose, e politica la facevamo lo stesso, accidenti, no? Che ci mancava la possibilità di far politica. Allora queste cose le dobbiamo dire, dobbiamo sforzarci di farle recuperare anche a coloro i quali hanno perso il senso della misura. E non parlo qui della sinistra o della destra, di tutti coloro i quali hanno perso il senso della misura. Grazie. Io colgo l'occasione per chiedere al professor Vannoni di portarci una testimonianza, quindi lo invito a salire sul palco. Vedete? Di affetto e di empatia e di amicizia personale, ma credo che sia importante immaginare oggi di collocarla all'interno di un percorso politico. Come ha detto benissimo Mauro prima di me, è importante immaginare che in questo paese si ritorni ad avere la libertà fondamentale e l'individuo al centro del paese stesso, al centro di quella che è la capacità di elaborare e di declinare la norma. Quindi è importante, professor Vannoni, per la sua testimonianza oggi, che ripeto è una testimonianza di mera e assoluta amicizia,
ma è importante perché rappresenta la libertà di cura immaginata nell'articolo della Costituzione, la libertà di scegliere esso stesso come il malato si può curare, quella libertà che i nostri padri fondatori avevano con qualche difficoltà inserito nella Carta Costituzionale e che oggi è purtroppo distrutta dalla legificazione che non pone il cittadino al centro, ma semplicemente pone al centro lo Stato. Dobbiamo tornare a considerare il cittadino un individuo, dobbiamo tornare a considerarlo come capace di scegliere e quindi libero e libera. Quindi credo, chiedo al professor Pannoni di portarci un saluto e lo ringrazio. Bene, ringrazio Daniele, ringrazio Mauro Pinante per avermi invitato qui a parlare oggi. Brevemente, in realtà porto solo un saluto. Porto solo un saluto e un pensiero verso questo, diciamo, questa situazione che sta avvenendo in Italia sotto gli occhi di tutti e che sembra quasi passare in sordina per certi versi. Ci sono, prima sono stati citati 180 giudici che hanno concesso a delle persone che non hanno nessuna possibilità di cura, cioè nessuna esperienza aiutare nel loro percorso di malattia, che sono entrati in una lista d'attesa all'interno di un ospedale pubblico italiano, tutti trattati gratuitamente e attraverso la metodica che la nostra fondazione ha costruito e portato in Italia. Bene, queste 180 persone sono abbandonate all'interno di questa lista d'attesa da un anno, perché un ospedale pubblico italiano che fa 79.000 prestazioni mediche l'anno dice che non riesce a sostenerne 150 in più in termini organizzativi. Allora, qui non siamo più solo nel campo di una libertà negata, perché ricordiamoci che quando parliamo di libertà di cura non vuol dire che chiunque può farsi iniettare quello che vuole, vuol dire che tutto avviene all'interno di delle regole, all'interno delle leggi, e c'è una legge italiana che permette a queste persone di poter accedere a questo tipo di terapie, che è la legge Turco-Pazzi. Quando abbiamo visto negare questa legge tuttora in vigore e quando abbiamo visto come la burocrazia si stia arrampicando sugli specchi per impedire a delle persone che hanno solo questa possibilità di poterla provare, a questo punto veramente il dilemma che è nato non è quello solo anziché mettere in evidenza questo concetto di libertà, parte da una base molto più grave, che è quella della negazione completa di una libertà. E questa è una libertà fondamentale, perché è una libertà che tocca le persone nel loro profondo. Conoscere queste famiglie, mi ricordo che oggi in Italia, come è stato citato prima, ci sono 2 milioni di persone affette da malattie rare che non hanno nessuna alternativa terapeutica, cioè non c'è nessuna cura. Quando nasce un bambino con queste patologie, ai genitori viene detto di tornare a casa e aspettare semplicemente la morte. E questo, quando si presenta una possibilità che possa migliorare la vita di questo bambino, come si sta dimostrando sui pazienti che oggi sono trattati a Brescia, beh, negarla diventa non solo un atto di mancanza di libertà, ma un atto di profonda crudeltà. E questo uno Stato civile non può permettersi. Soprattutto quando ci sono diritti che sono stati sanciti dallo Stato, diritti che sono stati sanciti dai giudici. Il famoso articolo 700, quello che permette a una persona di poter accedere a una terapia d'urgenza proprio perché la sua malattia è talmente grave che non c'è nessun'altra alternativa. E beh, quando ci siamo accorti che questi articoli 700 vinti da queste persone sono carta straccia per lo Stato italiano, beh, ci siamo chiesti se qui veramente ci sia davvero un conflitto del diritto con lo Stato, questo cortocircuito che si è creato. Però lo Stato siamo noi. E noi non possiamo moralmente, prima di qualunque altra cosa, prima che politicamente, prima che per qualunque ragione cognitiva o razionale, non possiamo moralmente accettare che avvenga questa negazione del diritto nel nostro paese. Perché è una cosa che oggi tocca a queste persone, però è interesse di tutti che questo non avvenga. Oggi, vi dicevo, 2 milioni di famiglie
all'interno delle quali c'è un malato con una malattia rara, sulle quali lo Stato spende moltissimo, perché ognuno di questi bambini costa allo Stato per terapie di supporto, intendo macchinari, tubi, per concedergli qualche mese di vita strenuante in più, costa circa 300.000 euro l'anno. I pazienti che sono in cura a Brescia queste macchine le stanno togliendo, non le stanno aggiungendo, stanno costando molto meno allo Stato italiano. E soprattutto dal punto di vista familiare stanno vivendo una condizione per la prima volta inversa rispetto a quella a cui la natura sembrava averli condannati. È l'apertura di una nuova medicina. E in questo periodo si sono volute confondere anche a livello massmediatico tre cose fondamentali: le cure compassionevoli, che sono quelle sancite dalla legge Turco Fazio, che quindi permettono anche una terapia che non ha fatto una sperimentazione fino in fondo di essere applicata su persone che non hanno alternative; la ricerca scientifica, che è tutta un'altra area. La ricerca scientifica è il nostro modo, il nostro faro per guardare e immaginarci il futuro, e scopriremo le cose. La ricerca scientifica va supportata, ma non deve schiacciare le cure compassionevoli. E la sperimentazione farmaceutica, che è tutta un'altra strada. È l'iter che serve per portare un farmaco che è stato inventato dall'azienda che lo produce fino alla vendita, quindi al consumo. Beh, oggi la battaglia che sta avvenendo non vede la scienza all'interno, vede solo una battaglia tra le cure compassionevoli e l'iter di sperimentazione farmaceutica. Solo che l'iter di sperimentazione farmaceutica è diventato un qualcosa fatto dei famosi sette piani di carte da poter produrre prima di che un farmaco possa arrivare ai pazienti, che è insostenibile persino da un governo. Cioè, voi pensate che dura 10 anni portare un farmaco, da quando una molecola, da quando la si scopre, al paziente. E i costi di investimento che un'azienda deve fare sono di più di 100 milioni di euro. Quindi nessun ospedale pubblico italiano potrà mai permettersi di sperimentare qualcosa. O ci sono le farma, oppure non c'è possibilità. E questo ha schiacciato la possibilità dei piccoli ricercatori, delle piccole società nelle quali invece si fa ricerca e sviluppo, di poter innovare. Perché appena qualcuno scopre qualcosa, deve immediatamente venderla o cederla per poterla portare avanti, perché nessuno riesce a sostenere. Però alla fine di tutta questa catena di montaggio non ci sono tecnologie X o Y, ci sono le persone, ci sono i malati. E i malati, noi stiamo pensando, la mia fondazione, la Fondazione Stamina, sta pensando ai malati di oggi. Perché va benissimo sperimentare stamina con un'unità di sperimentazione farmaceutica, anche se le staminali non sono farmaci. Però i malati ci sono oggi, tra 10 anni, quelle persone, quelle decine di migliaia di persone che ci ha chiesto aiuto oggi, non ci saranno più. E questo che, per il quale si deve trovare quel famoso compromesso, che è un compromesso logico e morale, per permettere a queste persone di accedere a delle terapie, non solo a quelle di stamina, ma anche a delle altre terapie, sotto il controllo di un ospedale pubblico, gratuitamente, e con l'approvazione dei comitati etici. Quindi questo è la garanzia che ci può portare a fare in modo che questa strada, questo percorso che stiamo facendo, smetta di essere lastricato di morti. Perché vi ricordo che in questa lista di attesa, che si è trasformata in una lista di morte, ci sono 150 persone e nell'app che hanno vinto i ricorsi a marzo dell'anno scorso, ad aprile, e di queste 150 persone ne sono morte 10 in attesa. Quindi non è un'attesa dove si dice vabbè, aspetti qualche mese in più e poi fai la terapia, no, è un'attesa nella quale muori, ed è quello che non possiamo accettare, è quello che non è più umanamente accettabile. Il tutto parte da una legge europea sbagliata che ha trasformato le cellule staminali, che sono una risorsa del nostro organismo, noi lavoriamo con cellule staminali adulte per esempio, in farmaci, come se fossero delle molecole. Non c'è logica in questo. Però questa legge ha bloccato qualunque sviluppo di queste nuove terapie in tutta Europa. Voi pensate che prima che questa legge uscisse, al Cardarelli di Napoli
usavano le cellule staminali, non con la nostra metodica, per curare le ulcere venose. All'ospedale civile di Brescia applicavano cellule staminali adulte per l'osteogenesi imperfetta, cioè le iniettavano direttamente in utero su feti che si stavano sviluppando male, cioè non formavano le ossa, e nascevano bambini sani. Poi è arrivata questa legge e tutto si è fermato. Tutto si è fermato, tranne le malattie. Perché quello è l'unico problema con il quale combattiamo tutti i giorni. Io credo che un concetto di libertà così vicino a un problema reale, concreto, immediato, delle persone non possa essere dimenticato, messo in sordina, o nascosto dietro il fango mass mediatico. È una cosa che deve essere in prima visione per tutti, perché quello è un problema di vita o di morte. Grazie. Diamo una riflessione a Edoardo De Blasio della segreteria nazionale del Partito Liberale e poi chiudiamo con te. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere qui, ringrazio l'onorevole Daniele Toto per l'ospitalità e tutti gli altri amici liberali che sono qui in Abruzzo, fino all'amico e collega Mauro Chilante, che ho qua questo momento alla mia destra. Allora, porto sicuramente da parte del segretario nazionale onorevole Stefano De Luca i saluti contro il Partito Liberale e sarò breve, prendo spunto da alcune cose dette dagli amici. Prima Chinante parlava del progetto europeo dell'Alde. Che cosa sta succedendo in questo momento nel nostro paese? Stiamo cercando fondamentalmente con il Partito Liberale di intercettare tutte le forze liberali presenti, progressiste, conservatrici sul territorio nazionale per fare un unico corpus liberale che possa non soltanto dare una risposta europea sana e concreta, fatta di un programma politico serio, specifico. Noi liberali non dobbiamo presentarci, sappiamo benissimo chi siamo, possiamo, come si diceva prima, spaziare dai diritti civili fino alla pressione fiscale, all'abbattimento della burocrazia e a tutte quelle cose che poi ci limitano anche non soltanto l'azione politica nazionale ma quella anche internazionale. L'operazione dell'Alde è il primo passo per la riunificazione di tutti i liberali. Prima si parlava di una crescita del Partito Liberale in Abruzzo, è così, il partito sta crescendo, cercheremo di portare questa testimonianza in questa bella regione anche per quanto riguarda tutte le elezioni amministrative, regionali e quant'altro. Per poi andare anche a fare che cosa? Fare anche un percorso politico nazionale. I liberali, tutti si definiscono in questo paese liberali, io sono liberale dalla nascita, liberali non si diventa, è uno stile di vita, è una forma di appartenenza. In questo paese sono ormai 20 anni che molti si definiscono tali, ma nessuno ha mai portato avanti azioni politiche concrete. Allora i liberali devono andare avanti con qualcuno che usa soltanto slogan, o riusciremo ad abbassare le tasse in questo paese, a sostenere la piccola e media impresa, i piccoli e medi risparmiatori, come diceva il grande Malagodi negli anni 70, passatemi degli esempi, riusciremo a far ripartire le economie del paese, riusciremo a ridare i posti di lavoro alle persone, perché lo Stato non deve regalare il posto di lavoro ma deve mettere la politica, la buona politica deve mettere le persone nella condizione di poter essere assunti e di ripartire. Riusciremo a debellare le clientele, riusciremo a demolire gli 808 miliardi di spesa pubblica che abbiamo ogni anno in questo paese, riusciremo ad abbassare, tagliando, come fanno anche i francesi, in maniera seria
mentre qua siamo stati a parlare negli ultimi sei mesi, l'anno scorso, soltanto del rimorsito di Monò. Qua bisogna fare dei tagli seri, importanti, bisogna saper spendere bene, noi sappiamo come farlo. Prima si parlava e si accennava di Grillo. La cosa divertente è che anche quelli del 5 Stelle cercano di dire cose che per noi sono fisiologiche dal 1922. Noi siamo ovviamente contro le spese inutili, le troppe quindi spese anche della politica. Siamo anche noi da sempre per la privatizzazione della RAI, dei grandi carrozzoni statali, siamo per privatizzare e per snellire e per tagliare le clientele in tutte quelle che sono le municipalizzate del paese. Siamo per avere uno Stato leggero che, come diceva anche prima Bannoni, possa garantire una libertà di scelta cittadino, ma anche essere leggeri, non soltanto per poter scegliere se curarsi in una maniera o in un'altra, ma anche se decidere se e come lavorare e crescere. Questo è un paese che non cresce da 15 anni, questo è un paese che si avvita a una politica economica che ormai si avvita su se stessa, e soltanto un programma politico seriamente liberale potrà tirarsi fuori da questo momento di impasse. Detto questo, io cosa posso aggiungere? Speriamo che questo sia l'inizio di un lungo e felice percorso, non soltanto per un Abruzzo liberale, non soltanto per il paese, ma per un popolo intero che ha bisogno di avere delle risposte concrete della politica, perché la politica non può essere fatta soltanto di slogan e non può essere fatta soltanto di protesta, ma anche di proposta. Grazie. Di questa assise di oggi ciò che è stato in futuro è libertà, va a diventare Abruzzo liberale, va a diventare all'interno di un contenitore più ampio che ha un inizio, sono le elezioni amministrative pescare all'interno, ha un intermezzo fondamentale che sono le elezioni regionali, ma anche un culmine che sono le elezioni europee. Io credo che noi abbiamo la responsabilità di dimostrare che la politica non è più quella di questi ultimi 5 anni. Io penso che noi si potrebbe partire dall'esempio, dalla testimonianza bellissima del professor Bannoni, ha detto una battaglia di libertà. Non voglio entrare nello specifico del dettaglio, ma una battaglia di libertà. Pensate che bello, tutti i partiti politici degli ultimi 20 anni hanno parlato di libertà, di essere liberali, di rivoluzione liberale. E chi mai l'ha fatta? Chi mai l'ha fatta? Nessuno. La politica è troppo spesso il pensare ciò che è giusto per se stessi e non ciò che è giusto per tutti. Oggi noi abbiamo la possibilità di fare un patto fondativo nuovo all'interno di un sistema politico che prevede in questo momento una polarizzazione necessaria. Noi oggi abbiamo la responsabilità di dire chi ha governato, se ha governato bene o ha governato male. Questo vale per il nostro Abruzzo e per le città di Pescara e di Teramo. E questa responsabilità va oltre forse la nostra appartenenza ideologica. E noi dobbiamo avere la certezza che la verità è che si è governato male. L'Abruzzo è scaraventato negli ultimi posti per quanto riguarda l'economia, l'offerta di servizi, la possibilità. E questo vale anche per questa splendida città come Pescara, in cui ho avuto l'onore di fare l'assessore 10 anni fa e che oggi è ridotta a null'altro che a un semplice punto su una cartina. Non è quello che ci interessa, non è quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare è dare la possibilità di parlare una politica nuova fatta di risultati e di possibilità. Attraverso le battaglie e le testimonianze di chi, come noi, vive sulla propria pelle la responsabilità del fare e non dell'annunciare. Permettetemi una riflessione finale che mi ha insegnato il professor Sciarra, che vedo qui e ringrazio come tutti voi di essere qui. Il professor Sciarra una sera in un convivio meraviglioso disse: l'Europa, Max Weber scriveva che non ci può essere stato senza la possibilità di avere il potere legislativo, il potere militare e il potere di stampare moneta. Noi abbiamo fatto un'Europa e gli abbiamo dato solo la possibilità di stampare moneta. Abbiamo fatto il tipografo europeo. In realtà lo Stato è ben altro. Ecco,
questa assise che nasce oggi deve avere un obiettivo. Deve avere un obiettivo importante, formidabile e fondamentale. Dobbiamo avere il coraggio di portare queste battaglie a livello europeo. È per questo che noi dobbiamo candidare alle elezioni europee qualcuno che rappresenti questa terra in maniera migliore. E dobbiamo avere la consapevolezza che questo passaggio si fa attraverso la città di Pescara e la regione. E noi queste sono le battaglie che dobbiamo fare, per la libertà, ma anche per avere più Europa attraverso magari gli Stati Uniti d'Europa. Un miraggio, una possibilità, no, una possibilità reale, concreta e potente. La politica deve avere qualcosa da dire. Non può essere una semplice sequela di slogan assolutamente vuoti e nulli. Noi dobbiamo partire dalle responsabilità e dai casi concreti. Oggi il professor Gandoni ci ha portato la sua esperienza e la sua possibilità. Abruzzo Liberale dunque, come Pescara Liberale, si pone in contrapposizione con la politica che non ha fatto e fa una politica di cambiamento. Dobbiamo voltare pagina. Non me ne avrà l'amico Luciano se dico che e mi intrometto a pie pari, a gamba tesa, in una cosa che in teoria non mi riguarda, ma spero che le elezioni primarie per la candidatura a Presidente della Regione Abruzzo vedano un uomo equilibrato che ha dato dimostrazione di capacità come Luciano, che ha dato dimostrazione di grande talento politico e di grande spessore e di comunicazione. E credo che questa potrebbe essere per davvero la possibilità che questa Regione possa finalmente voltare pagina dopo 5 anni di bugie, dopo 5 anni di annunci sterili. Questa è la nostra vittoria, questa è la nostra possibilità. La lista è pronta per le elezioni, siamo pronti per competere e per combattere. Chiedo a Luciano di farci un saluto, lo ringrazio di essere stato qui oggi e lui ci spiegherà meglio di me. Io ringrazio per questa amichevole accoglienza in una sala impegnativa e anche evocativa, poiché questo non è un qualsiasi edificio né di Pescara né dell'Abruzzo. Qui si trovano coniugati bellezza e ambizione di questa regione. Bellezza perché c'è il carico di significato di un manufatto dell'industrialismo abruzzese, ambizione perché era difficile riportare all'originaria natura, capacità di coinvolgimento questo edificio, e ci siamo riusciti perché lo si è voluto, lo si è desiderato e si è riusciti a superare ogni sorta di difficoltà. Con questo stesso atteggiamento noi dobbiamo concepire sia l'alleanza, la collaborazione, quasi la cooperazione rafforzata tra tutti quelli che hanno un'idea convergente di un Abruzzo migliore. Dobbiamo essere esigenti ed ambiziosi. Dobbiamo ritrovarci attorno ad un valore, che la politica si legittima, torna ad essere autorevole, non per le cose che dice e soprattutto non le deve continuare a dire fuori tempo massimo, ma la politica torna ad essere legittima ed autorevole per le cose che fa, che realizza. Anch'io mi voglio ispirare alla presenza di alcune persone che hanno dedicato tutta la loro vita all'insegnamento. Riconosco Ezio Sciarra, che è stato anche mio professore, ma anche qualche collega di studi dell'università. Dovremmo tornare a metterci d'accordo che la cittadinanza ci si riconosce rispetto ad un potere che al termine di un tempo dato può dire esattamente cosa ha fatto. Allora, caro Daniele, caro Abruzzo Liberale che questa mattina vi presentate, noi dobbiamo precisare un'agenda di impegni per l'Abruzzo, sia rispetto alla competizione che dobbiamo scatenare in Italia a favore dell'Abruzzo, sia rispetto alla competizione che dobbiamo scatenare in Europa. Troppa arrendevolezza nei confronti dell'Abruzzo rispetto all'Italia e all'Europa. Al massimo si è concepito il cappello in mano. Ci sono delle immagini andate in onda in televisione in queste ultime settimane dove la classe dirigente al massimo ha balbettato il cappello in mano. Io credo ad una competizione impegnativa, combattiva,
che si nutre, primo, della conoscenza delle questioni. Quali sono le questioni che vedono affannata la Regione Abruzzo? Io adesso in un minuto dirò alcune. Secondo, dopo la conoscenza, essere capaci di convincimento, poiché si è capaci di prefigurare la via di uscita e la soluzione. La prima emergenza che ha questa regione si chiama il lavoro che non c'è, rispetto a coloro i quali vogliono l'accesso anche graduato al sistema del lavoro. Noi sappiamo che in Abruzzo in questi 5 anni sono stati volatilizzati qualcosa come 8.000 imprese sono morte nel consolidato della natalità e della vitalità delle imprese. 5 anni fa erano 137.000 le imprese attive, dopo 5 anni sono 129.000. E io non credo che noi eleggiamo una classe dirigente regionalista poiché deve specializzarsi a dire ma la responsabilità è del circuito mondiale. Non mi sentirete mai dire non è mia competenza. Questa frase salvifica, tipica dei nascondimenti, non è mia competenza, non la sentirete mai più in Abruzzo nei prossimi 5 anni. 5 anni fa i percepienti reddito da lavoro erano 534.000, dopo 5 anni per la prima volta in Abruzzo sono scesi sotto le 500.000 unità. Questo doppio corno tematico costituisce il primo affanno, la prima emergenza, la prima grande questione da affrontare, producendo idee della società liberale abruzzese, utilizzando i poteri del sistema istituzionale dell'Abruzzo. Mi candido non per fare il presidente dell'amministrazione regionale dell'Abruzzo, ma per fare il presidente della regione Abruzzo, delle persone, delle imprese e dei territori. Utilizzeremo fino in fondo tutti i poteri che l'ordinamento ci consente, per fare in modo che chi vuole investire in Abruzzo sia facilitato attraverso lo straordinario utilizzo di una banca ad oggi mai usata, che è la banca del tempo. E cioè in Abruzzo chi ha un progetto di vita di impresa avrà il sì con un tempo straordinariamente compresso e contenuto. La sfida è di dire sì su 2 piedi a chiunque voglia venire ad investire qui. Vedete, cari amici di Abruzzo Liberale, noi dobbiamo fare in modo che in Abruzzo si riconiughino dei valori. La facilità, la velocità, la comodità, la premura e la bellezza. La facilità ve l'ho spiegata, avendo l'ambizione di costruire la regione più facile d'Europa. Una grande impresa ha preso contatti con l'Abruzzo qualche anno fa per fare 300 milioni di investimenti. Volevano la certezza dei tempi, invece c'è stato il balbettio sui tempi e sulle autorizzazioni. Dobbiamo fare in modo che in Abruzzo ricomincino i cantieri delle grandi infrastrutture. Sono decenni che in Abruzzo non si concepisce un grande cantiere per una grande infrastruttura. Quali infrastrutture? Sui porti, pensiamo che si sia fatto tutto quello che dovevamo fare? Ad oggi noi non abbiamo un porto degno di questo nome che possa fare triangolo con la domanda di competitività nazionale ed internazionale di cui ha bisogno l'Abruzzo. È possibile immaginare che in Abruzzo si insedi un'autority portuale che leghi e riesca a cucire i nostri 4 specchi d'acqua, li chiamo, fino a quando non sono oggetto di manutenzione degna, con lo specchio d'acqua che a Termoli, per esempio, con un'alleanza anche con il porto di Ancona? Perché l'Abruzzo non dovrebbe riuscirci? Qual è l'impedimento voluto da Crizia che ci dovrebbe ostacolare nel fare questo? Guardate, senza manutenzione, neanche le feste di compleanno si fanno. Noi abbiamo i porti senza manutenzione. Ancora, tutta la partita ferroviaria l'abbiamo mancata al tempo della finanza per intero pubblica destinata alla dotazione infrastrutturale ferroviaria. Dopo è partito il dossier della liberalizzazione ferroviaria e anche allora siamo stati privi di ogni forma di presenza. È immaginabile un'alleanza di Abruzzo, Marche e Molise
per fare in modo che la dorsale adriatica ferroviaria diventi una priorità nazionale, trattando insieme le tre regioni che hanno lo stesso problema. Vedete, io penso che noi abbiamo avuto in Abruzzo da decenni una forma che chiamerei di minimalismo regionalista. La regione negli anni lontani passati era la regione delle trote, della ripopolazione della fauna, della sanità costruita in un certo modo, ed era la regione anche di un certo spettacolarismo musicale. Non si è mai vista in Abruzzo quello che io chiamo il regionalismo, del quale abbiamo discusso anche all'università col professor Sciarra. La massima contezza dei punti di forza della comunità regionale, con la massima consapevolezza dei poteri delle regioni. Il regionalismo è andato in onda in Lombardia con Basselli, nelle Marche con Vito D'Ambrosio e Gian Mario Sparca, nell'Umbria che è diventato un presepe davvero dello spazio europeo, quanto a velocità e facilità della vita delle imprese. Provate a capire perché è stato possibile che Umbria e Marche si siano così cucite dopo il terremoto, e da noi il terremoto è sempre e solo una catastrofe. Perché il terremoto in Umbria e Marche hanno consentito la ricostruzione delle case e dopo le case anche le infrastrutture per la velocità delle imprese, e da noi è ancora un affanno? Io non credo che questo sia accaduto perché qualcuno non voleva che accadesse dell'altro. Non ci si è pensato. Non ci si è pensato. E quando è che non ci si pensa a qualcosa? Quando mancano le idee. E quando è che mancano le idee? Quando si è improvvisatori, quando si è casuali, quando si arriva ad una funzione per delle circostanze volute dagli astri, quando manca un pensiero regione. Vedete, cari amici che siete qui, e mi avvio alla conclusione, Renzi ha detto che ogni mese una riforma, e tra le riforme che lui ha annunciato ha qualificato come riforma anche un grande piano per la messa in sicurezza delle scuole. Lì è il sindaco che parla, dentro al Presidente del Consiglio dei Ministri, per adesso ancora incaricato. Ma se io adesso non vi parlassi di scuole, sapendo che le scuole sono comunque una competenza del sistema regione, e vi parlassi per esempio della condizione del dissesto idrogeologico dell'Abruzzo, 16 aree a rischio ci sono in Abruzzo, ma non fotografate un anno fa, fotografate 10 anni fa, fatte dall'APAT nazionale. Era direttore generale dell'APAT il nostro concittadino Giovanni Damiani. In 10 anni è possibile che non sia iniziato un lavoro? Che non sia il girovagare di eletti alla regione, o che consumano i crodini o che fanno le riunioni? 900 milioni di fondi FAS, è possibile prefigurarli per una parte per bersagliare un'emergenza seria della condizione di vita degli abruzzesi, che sono le aree a rischio idrogeologico? Perché vi dico questo? Vedete, la cultura della manutenzione non ci appartiene al 51% di quelli che circumnavigano la politica. Ma se uno non lo fa per tempo, quello che deve essere fatto per fronteggiare le emergenze idrogeologiche, quello che costa uno, poi costa 11 a emergenza esplosa. Non abbiamo voluto fare la manutenzione per tempo, come ci suggerivano anche documenti, per esempio nelle città a rischio sismico, la ricostruzione poi costa 11 volte la cifra di partenza. Vogliamo parlare per un attimo dei fiumi? I fiumi hanno dato la vita alla identità dell'Abruzzo. Mi aiuto sempre con la presenza del professore Sciarra, ma anche del mio compagno di studi che è seduto in terza fila. Non lo cito perché farei interessi privati a citarlo, perché è un giornalista. I fiumi hanno dato vita alla grande tradizione editoriale dell'Abruzzo risorgimentale: l'abbondanza dell'acqua, l'abbondanza della carta, l'abbondanza dei giornali, l'abbondanza della battaglia anche sul fronte del risorgimento abruzzese e meridionalista. L'incuria per i fiumi ha trasformato i fiumi in cloache tumorali, la totale assenza di cura e di premura. Eppure le norme ci sono che consentono di fare i contratti di fiume, esistono i piani nazionali. Abbiamo perso 63 mesi
per cercare di assumere una iniziativa per riaiutare i nostri fiumi a vivere, i fiumi che sono oggetto delle poesie di D'Annunzio, i fiumi che sono stati baciati da Federico II quando ha concepito la distinzione dell'Abruzzo tra Utra e Citra, l'individuazione di Sulmona come punto di riferimento. E perché non è successo questo? Noi non possiamo più permetterci l'uso di perdere tempo, perché ai tempi di Del Colle presidente, ai tempi di Ricciuti presidente, c'era una condizione formidabile in Italia. Tu quello che dovevi fare oggi lo potevi fare in quel momento o 7 anni dopo, non cambiava nulla. Era come la storia che non passava. Adesso, quello che devi fare adesso, lo devi fare ieri, perché altrimenti contro di te lo fa la Catalogna, lo fa la Baviera, lo fa la Regione Marche, lo fa la Lombardia, lo fa l'Umbria. Il quadrilatero ci ha tolto una condizione di primato. Noi eravamo l'unica regione che consentiva l'attraversamento Adriatico-Tirreno. Adesso ce l'hanno anche loro. E ce l'hanno lungo un rettangolo carico di valori architettonici, ambientali, paesaggistici, naturalistici, religiosi, di estetica voluta da Dio. E noi stiamo qui a raccontare all'Abruzzo che va tutto bene. Che i ristoranti sono pieni, pure qua sta storia. Che siccome i ristoranti sono pieni, va tutto bene. Allora io dico a Daniele, ai suoi collaboratori, a voi che siete qui a Abruzzo Liberale, le mura di questo bellissimo aurum, che non è stato inaugurato mai a caso ogni volta che lo abbiamo festeggiato. Dobbiamo tornare ad ambire, ad avere ambizione, dobbiamo tornare a pretendere molto, fare sì che in Abruzzo vada in onda un circuito virtuoso, persone che coltivano il sentimento della libertà, per cui studiano, curano, fanno solidarietà, investono, consumano, realizzano il proprio progetto di vita, e poi il potere che fa tutto quello che deve fare per essere legittimo, autorevole. Mi ricordo tanto all'università il migliore Rocco Buttiglione Ornaghi, caro professore, quando ci insegnava che autorevolezza evoca l'auctoritas, cioè l'autore realizzatore, realizzativo. Perché non è immaginabile in Abruzzo? Ecco, io vi vengo a raccontare che è possibile farlo, ve lo vengo a prefigurare, assumendo impegni dettagliati, precisi. A dicembre noi approveremo in Consiglio regionale la legge di stabilità finanziaria abruzzese. Approveremo il documento di programmazione triennale, approveremo finalmente di nuovo un piano di sviluppo dell'Abruzzo e approveremo anche la legge obiettivo regionale. 10 obiettivi l'anno, anche con figure di commissari ad acta, che devono rendere certo quello che serve all'Abruzzo, per fare in modo che finalmente l'Abruzzo torni ad essere una piattaforma della vitalità, della vivibilità, della modernità e della funzionalità. Sono convinto che lo faremo insieme, Daniele. Abruzzo Liberale ha dentro di sé una grande carica e poi ha anche la capacità, diciamo, di programmare, di sognare, di assumere impegni e di mantenerli. Buon lavoro. Ha declinato da par suo quella che è la progettualità immediata, ha volutamente dimenticato che, volutamente ripeto, che noi abbiamo fatto un accordo programmatico anche sulla libertà di cura, e quindi anche in questo senso la presenza da parte del professor Gondoni e del candidato presidente D'Alfonso è una presenza importante. Io credo che questa assise oggi possa finire qui, se ci sono giornalisti che hanno delle domande prego di farle. Sì, io volevo chiedere ad Alfonso, vista la presenza del professor Pannoni, nel caso in cui lei diventasse presidente della regione, che posizione assumerebbe nei confronti del metodo Stalin? Ecco, prima domanda, la seconda per gli esponenti locali del PDI, le ragioni un po' di questa, diciamo così, scissione da Gianni Teodoro a livello comunale e anche a livello regionale, poi ecco, cioè. Per quanto riguarda la scissione a livello comunale e a livello regionale, noi abbiamo immaginato di essere all'interno di uno schieramento e di fare un programma e di porre quelle che sono le ambizioni legittime di ognuno di noi all'interno del sistema. Se le ambizioni di qualcuno di noi vanno oltre quello che è il sistema, vanno oltre quella che è la squadra, gioco forza, la nostra posizione è una posizione di tutela di quello che è la squadra del partito e di buona fortuna chi ha ambizioni personali e decide di giocarsi da solo. La partecipazione alle primarie
della città, del comune di Peschiera, è stata una partecipazione a nostro avviso sbagliata. Noi avevamo raccolto le firme, le avevamo depositate e le abbiamo ritirate. Auspichiamo da parte nostra che non ci sia una frammentazione per quanto riguarda la scelta politica. Avere 7, poi 6 candidati al comune di Peschiera, a nostro avviso, è un errore. Abbiamo fatto perché a nostro avviso va a polverizzare quella che è l'offerta e va a determinare 2 settimane di campagna elettorale interna che provocherebbero, a nostro avviso, un documento. Diverso sarebbe stato se fossero state primarie con 2 polarizzazioni, 3 al massimo. Così si rischia, a nostro avviso, di dare un'immagine della città che è un'immagine di litigio. Questa è la posizione personale e del partito. Per quanto riguarda la domanda rivolta a me, io ho un'idea che l'amministrazione debba fare l'amministrazione, la politica e la comunità scientifica, la comunità scientifica. All'insegna di questo principio non mi permetterei mai di fare un intervento, diciamo così, con gli stivali su un argomento così delicato che deve essere oggetto di valutazione della comunità scientifica. Visto che sono in corso trattative, la regione del professor Bagnoli è già cominciata, mi pare, quindi non so a che punto si trovano adesso, non so se il professor Bagnoli vuol dire qualcosa. Noi c'è un'ipotesi di convocazione per mercoledì prossimo, però